Nuovo successo per il pane toscano DOP, il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto il Consorzio di Tutela del Pane. Un passaggio istituzionale fondamentale per la tutela del prodotto, un riconoscimento che arriva a 4 anni di distanza dal via ufficiale alla DOP. Per noi come Regione Toscana è fondamentale perché ogni tipo di prodotto è rappresentativo di un territorio, dietro c'è una storia, una cultura, una tradizione. Ma principalmente c'è una sicurezza alimentare ed una salubrità, aspetto che noi teniamo molto perché difendiamo molto lo stile di vita toscano, perché è un segno distintivo della nostra regione e quindi questi sono tutti riconoscimenti che ci rendono orgogliosi come Regione Toscana. Adesso il Consorzio di Tutela del Pane Toscano dovrà gestire il marchio, tutelare la DOP anche dalle contraffazioni e dalla concorrenza sleale, occuparsi di promozione, valorizzazione del prodotto e informazione del consumatore. Con il disciplinare del pane toscano DOP viene una tutela a 360 gradi, noi produttori e i consumatori. Noi perché sappiamo di offrire un prodotto veramente 100% eccezionale sotto tutti i punti di vista, e non sto a elencare le caratteristiche che ho già appena detto, e il consumatore praticamente ha la certezza che quando gli diciamo che questo è il vero pane toscano è quello. I soci del consorzio provengono da tutta la Toscana e sono 18 tra panificatori e mulini che producono ogni anno 1 milione di chili di pane ottenuti con 15.000 quintali di grano.